appunto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino che in questo periodo particolare ospita i nostri interventi legati alla vita e alla storia di Padre Pio. 17 novembre del 1962, quante volte abbiamo recuperato dai nostri archivi un'immagine, una foto, ovvero una lettera di un monsignore polacco. Si trattava di Monsignor Karol Wojtyla, che in questa giornata, il 17 novembre del 1962, prese carta e penna e scrisse a quel suo caro amico che incontrò qui nel 1948, Padre Pio da Pietrelcina. Perché? Perché in quella stessa giornata Monsignor Wojtyla ricevette un telegramma da Andrei Poltaski, era il marito di Wanda Poltaska. Si tratta di quella donna che è amica del futuro Papa, che guarì grazie all'intercessione di Padre Pio. La lettera venne scritta proprio oggi, nel 1962. Tramite Monsignor Descour, Monsignor Wojtyla fece arrivare la lettera ad Angelo Battisti. Angelo Battisti era figlio spirituale di Padre Pio già dal 1941, dal 1957 diventò anche amministratore della Casa Sollievo della Sofferenza, quindi era legato a San Giovanni Rotondo. Si mise in macchina e partì per San Giovanni Rotondo il giorno stesso. L'indomani, in serata, incontrò Padre Pio nella cella numero 5. Nel momento in cui si avvicinò a Padre Pio, presa la lettera, gliela consegnò e Padre Pio gli disse di leggerla, aprirla e leggerla. E lui lesse quello che c'era scritto. Venerabile padre, ti prego di rivolgere una preghiera per una madre di 4 figlie, di 40 anni, di Cracovia in Polonia, ora in pericolo gravissimo di salute e della vita stessa per un cancro, affinché Dio, per intercessione della Beatissima Vergine, mostri la sua misericordia a lei e alla sua famiglia. E poi la firma Karol Wojtyla. Subito Padre Pio disse: a questo non possiamo dire di no. E Angelo Battisti chiese: ma come mai, padre? A questo non possiamo dire di no. E subito dopo bisbigliò qualcosa, subito Angelo Battisti divenne euforico, perché ascoltò da Padre Pio che questa donna sarebbe guarita. E poi ancora: dica a questo Monsignor Descour che lui lavorerà per molto tempo nella Santa Sede.